buongiorno. Io le volevo chiedere, oggi si parla di lavoro, la sua opinione sul reddito di cittadinanza applicato alla situazione sarda. La mia opinione è questa, che noi il reddito di inclusione sociale lo abbiamo fatto 2 anni fa, lo abbiamo finanziato per ogni anno con 45 milioni di euro, più dei soldi europei del fondo del Fondo Sociale Europeo che si aggiungono a questi 45, quindi noi crediamo moltissimo a un sostegno al reddito di chi è in difficoltà. Il problema è come farlo questo sostegno. Il reddito di cittadinanza è una parola un po' ambigua, può sembrare una cosa molto passiva, quello che facciamo noi non è passivo, è un sostegno al reddito che però si coniuga, che va avanti insieme a una politica attiva, che vuol dire chiedere alle persone di impegnarsi ad investire su se stesse, perché domani non abbiamo più bisogno di questo reddito di cittadinanza. Questo è il punto fondamentale. Voglio dire che in Sardegna abbiamo cominciato a lavorare da anni su questo punto, non abbiamo aspettato che se ne parlasse come sta facendo il resto d'Italia in questo momento, abbiamo iniziato prima di tutti e abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, ma abbiamo dato una struttura fondamentale, i centri per l'impiego. Senza centri di impiego che funzionano, il reddito diventa una pura assistenza che non aiuta le persone. Se secondo lei è realistico che in 18 mesi a ogni sardo che è nelle liste di collocamento vengano proposti 3 lavori? No, non credo che sia realistico. In Sardegna è più realistico che altrove, però, perché noi abbiamo già fatto un grande investimento che l'Italia non ha fatto per avere dei centri di impiego funzionanti. Quindi è irrealistico, ma in Sardegna sarà molto più realistico grazie al lavoro che ha fatto l'ASPAL, che abbiamo fatto tutti noi per dare alla Sardegna una rete di centri per l'impiego che è molto molto più professionale, più diffusa, più organizzata, più efficace di quella che c'è nel resto d'Italia. Grazie.